vuoto 1-1. Re maggiore, medio e indice, entrambi al secondo tasto rispettivamente della prima e terza corda, anulare al terzo tasto della seconda corda. Cominciamo vedendo la strofa. Re maggiore, La maggiore, Re maggiore. Carissimi amici, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi studieremo insieme una canzone meravigliosa. Sto parlando di Che sarà. Per il tutorial di oggi farò riferimento alla versione di Giuseppe Luciano. Tuttavia non vi spiegherò tutte le modulazioni che avvengono nella versione che sentite registrata in studio. Ci limiteremo alla tonalità di Re maggiore. Se poi volete un altro tutorial integrativo dove vi faccio vedere tutte le modulazioni, come proprio la versione originale, mi raccomando, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Prima di cominciare a studiare il brano, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale YouTube, che state aspettando, iscrivetevi subito e attivate anche la campanellina. In questo modo, ogni volta che pubblicherò nuovi video, nuovi contenuti, vi arriverà la notifica che vi avvisa. Detto ciò, cominciamo a studiare il brano e, per prima cosa, vediamo quali sono tutti gli accordi che incontreremo durante il tutorial. Dopodiché, una volta che l'abbiamo visto, ci concentriamo su tutti gli altri aspetti, come il ritmo della mano destra, la struttura del brano, eccetera, eccetera. Re maggiore, medio e indice, entrambi al secondo tasto, rispettivamente della prima e terza corda, anulare al terzo tasto della seconda corda. La maggiore, mignolo, anulare e medio, tutte al secondo tasto rispettivamente della seconda, terza e quarta corda. Sol maggiore, anulare e medio, entrambi al terzo tasto rispettivamente della prima e sesta corda, indice al secondo tasto della quinta corda. Si minore, parre con l'indice al secondo tasto, medio al terzo tasto della seconda corda, mignolo e anulare, entrambi al quarto tasto, rispettivamente della terza e quarta corda. Se vi risulta difficile fare il barré, potete evitare di farlo ed eseguite il Si minore nella sua versione semplificata, portando l'indice al secondo tasto della prima corda. Ma in questo caso con la mano destra dovrete suonare dalla quarta corda in giù. Fa diesis minore, barré con l'indice al secondo tasto, mignolo e anulare, entrambi al quarto tasto, rispettivamente della quarta e quinta corda. Per quanto riguarda la mano destra, possiamo utilizzare questo strumming pattern. Allora, pensiamolo in quattro pulsazioni. Sulla prima pulsazione facciamo una pennata verso giù. Sulla seconda pulsazione facciamo una pennata verso giù, ma a vuoto, senza suonare. Sulla terza pulsazione facciamo nuovamente una pennata verso giù, mentre sull'ultima pulsazione facciamo due pennate, una verso giù e una verso su. Quindi 1 a vuoto, 1, 1, 2, 1 a vuoto, 1, 1, 2. Cominciamo vedendo la strofa. Re maggiore, La maggiore, Re maggiore. Il ritornello è così. La maggiore, Re, Fa diesis minore, Sol maggiore, La maggiore, Re maggiore, Sol maggiore, La maggiore, Fa diesis minore, Si minore, Sol maggiore, La maggiore, Re maggiore. La tua malattia, paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà del
sarà quel che sarà. Bene, per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un bel like e mi raccomando qui sotto a voce il tasto condividi, condividete il video dappertutto. Le vostre condivisioni sono importantissime per me perché mi aiutano a far crescere il canale e questo mi permette di continuare a portare tutti i contenuti che sto portando. E fatemi sapere con un commento qui sotto quali sono altre canzoni, altri brani che volete imparare nei prossimi tutorial. Come sempre, grazie infinitamente per la visione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!